Ciao carissimi, bentornati in questo nuovo video e un benvenuto ai nuovi. In questo video parliamo di sistema Kajed. Con questo video voglio risolvere definitivamente tutti i dubbi che hai sul funzionamento del sistema Kajed. Prima di proseguire però ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al canale, attivare la campanella e fare anche un giro sul mio canale perché trovi video di vario tipo. Vai nella sezione playlist. Le playlist non sono altro che contenitori di video divisi per argomenti. Quindi vedrai gli argomenti di teoria musicale, i consigli di ascolto perché mi piace anche consigliare musica, video dove canto e suono, quindi porto il mio essere musicista, quindi fatti un giro sul canale, mi farà molto piacere se lasci anche qualche commento. Detto questo, andiamo al sistema Kajed. Perché voglio fare questo video? Perché dopo un bel po' di anni che faccio didattica mi sono reso conto che persone che suonano da molto tempo non hanno realmente capito la praticità del sistema Kajed ed è veramente un peccato perché è una mappatura della tastiera della chitarra veramente incredibile che ti risolve un sacco di problemi. Quindi il sistema Kajed è bello utilizzarlo per risolvere i problemi, non per crearne problemi. E tu mi dirai, io il sistema Kajed non riesco ad utilizzarlo, e te lo dico io perché non riesci ad utilizzarlo, perché non sai le note sulla tastiera. Quindi con questo video ti do una guida pratica, veloce e semplice per risolvere questo problema. Vedrai che è molto facile e non dovrai conoscere teorie di fisica quantistica o di come si formano i buchi neri. Devi semplicemente padroneggiare un argomento di teoria musicale veramente di base, un argomento che si insegna ai bambini a scuola e fidati, io sono un insegnante di musica nella scuola pubblica, quindi so quello che dico, un argomento che si insegna ai bambini. Quindi come funziona l'ottava musicale e che cos'è il semitono, in modo che tu capisci come si muovono le note. E quindi inizi ad avere un po' di consapevolezza su questo. Poi tutto il resto, armonia, intervalli, argomenti diciamo più complessi, vengono dopo, ma questo è veramente la base, quindi capire il semitono e i suoni omofoni, cosa significa questo? Quindi concetti di teoria musicale di base. Quindi se noi prendiamo la tastiera del pianoforte, che anche se non hai una tastiera ti puoi scaricare l'applicazione sullo smartphone, chiunque, anche chi non ha mai studiato musica o toccato uno strumento musicale, sa che le note sono do, re, mi, fa, sol, la, si. È una cosa che si sa anche per sentito dire, è una sorta di luogo comune, se possiamo dire così. Quindi abbiamo queste sette note, do, re, mi, fa, sol, la, si. E questa è l'ottava musicale, che però vedi che oltre ai tasti bianchi ci sono anche i tasti neri, quindi l'ottava musicale è fatta sì di queste sette note, però è fatta in realtà di 12 suoni, quindi 12 semitoni, appunto perché esiste il semitono. Che cos'è il semitono? Il semitono è la distanza più piccola che abbiamo nel nostro sistema musicale. Perché specifico nostro sistema musicale? Perché se ad esempio andiamo in India, hanno delle distanze più piccole del semitono. Infatti, nella musica indiana ci sono i microtoni. Chiusa questa parentesi, nel nostro sistema musicale consideriamo il semitono la distanza più piccola. Il semitono è questo suono che c'è tra Do e Do diesis, che è ad esempio questo tasto nero dopo la nota Do, ed è anche la distanza che c'è tra Mi e Fa. E tra Si e Do. Vedi come tra Mi e Fa non c'è il tasto nero e tra Si e Do non c'è il tasto nero? Appunto perché tra Mi e Fa e Si e Do passa un semitono. Quindi una volta che tu sai questa cosa, sai i punti dove c'è un passaggio di semitono. Esempio tra Do e Do diesis, tra Mi e Fa, tra Fa e Fa diesis, ok? Altro concetto da capire è cosa significa suono omofono, perché questo è importante anche per prendere gli accordi e tra poco vediamo questo in relazione al sistema Kajed e alle forme di accordo. Diciamo intanto che diesis significa quando viene aggiunto un semitono a una nota, bemolle quando viene tolto un semitono a una nota. Quindi do diesis significa che do più un semitono, do diesis. Però vedi che questa nota intermedia tra do e re, appunto questo tasto nero, può essere diciamo una nota che è dopo il do, quindi un semitono dopo il do, ma è anche una nota che è un semitono prima del re.
quindi diremo che è re bemolle. Quindi questa nota è contemporaneamente do diesis e anche re bemolle, perciò si dice suono omofono. Cos'è un suono omofono? È un suono che è sempre quello, ma può avere un nome diverso. E tu mi dirai perché deve avere un nome diverso? Dovremmo inserire concetti di teoria più avanzati. Ti dico che a livello di regole armoniche, anche tonali e di diatonicità delle scale, servono questi suoni. Quindi se vuoi approfondire questi argomenti, segui il mio canale, vai anche nella sezione teoria musicale perché ho parlato anche di ciclo delle quinte e di questi argomenti. Quindi questo ci serviva per capire come è fatta l'ottava musicale, cos'è il semitono, e questo ora lo trasportiamo sulla chitarra. Cosa significa che trasportiamo questo sulla chitarra? Significa che per poter utilizzare il sistema caged devi almeno iniziare ad imparare le note su sesta, quinta e quarta corda. Le note col tempo vanno imparate su tutta la tastiera, ma tu devi iniziare da queste tre corde, che sono le corde che puoi utilizzare per inquadrare le forme caged. Quindi, tornando al discorso poco fa fatto sulla tastiera del pianoforte, abbiamo detto che tra mi e fa passa un semitono. La sesta corda a vuoto ti torna che è un mi. Sulla chitarra devi sapere che di tasto in tasto passa un semitono. Quindi se questa sesta corda suonata a vuoto è un mi, il primo tasto sarà un fa. Ecco perché fa, perché mi fa. Se vado avanti sarà fa diesis, che è quella nota intermedia tra fa e sol, ok? Poi ci sarà sol, sol diesis, la. Se torno indietro, ad esempio, la meno un semitono, la bemolle. Sol, sol meno un semitono, sol bemolle, capito? Fa e poi mi, perché non c'è fa bemolle. O meglio, in alcuni casi si dice anche fa bemolle, come si dice anche mi diesis, come si dice si diesis. Abbiamo detto che tra si e do e mi e fa non c'è il semitono, quindi da si andiamo a do, non diciamo si diesis. Però in alcuni casi, quando approfondirai bene la teoria musicale, vedrai che si usano a volte anche questi suoni. Servono per delle convenzioni teoriche, perché realmente il suono poi è sempre quello, però per relazioni intervallari a volte serve denominare le note in un certo modo. Quindi ora non ci interessa. Ora ci interessa, da questa piccola nozione teorica, avere consapevolezza sulle note che ci sono su queste tre corde. E se queste cose le sapevi già, considera che ci sono persone che queste cose non le sanno. Cioè, questo è un argomento talmente basilare che può sembrare scontato, che molte persone non sanno. E poi dicono: ma come faccio a prendere re in forma di do? Dov'è il re? Cioè, io so la forma di do, ma il re per me è questo, cioè re in forma di do. Gli dici questo? Ah, e perché? Perché sul quinto tasto, quinta corda, c'è un re. Quindi iniziamo a fare i ragionamenti del caged. Innanzitutto, caged è un acronimo, sono raggruppate le cinque lettere dei nomi delle note in inglese, C, A, G e D. Quindi C significa Do, A significa La, G significa Sol, E significa Mi e D significa Re. Quindi, per intenderci, questi accordoni in prima posizione, Do, La, Sol, Mi e Re. Tutti questi accordi, spostati col barré, li puoi portare su tutta la tastiera e formare tutti gli accordi che vuoi. Esempio, forma di Do. Do in forma di Do. Do diesis in forma di Do. Re in forma di Do. Re diesis o Mi bemolle in forma di Do. Mi in forma di Do. Fa in forma di Do. E così via. Allo stesso modo posso prendere, esempio, la forma di Mi. Mi in forma di Mi. Fa in forma di Mi, fa diesis in forma di Mi, Sol in forma di Mi, me ne vado qui, Do in forma di Mi. Come posso fare Do in forma di La? Perché? Perché questo è La in prima posizione. Mi sposto di un tasto ed è La diesis, Si, Do. Ecco, andiamo un attimo piano, perché già, se non hai capito bene il caged, potresti già iniziare a dire ok, fermati un attimo. Allora, ragiona in questo modo. Perché devi sapere le note su sesta, quinta e quarta corda? Perché tu devi ragionare che la forma di Mi è la forma di Sol. Quindi ragioniamo sullo stesso accordo. Sol in forma di Sol.
che è questo accordo qua. Vedi che questa nota che sto premendo col medio sulla sesta corda è appunto la tonica. Cosa significa tonica? Definiamola senza trovare termini troppo tecnici. La tonica è un po' quella nota che comanda l'accordo, che dà il nome anche all'accordo. Quindi per ora ci basta questa definizione, se sia all'inizio, poi si andranno ad introdurre altri concetti più complessi, rivolti e quant'altro. Però comunque, Sol in forma di Sol. Abbiamo questa nota, Sol, che è la tonica, che è sulla sesta corda. Quindi io sto sfruttando questa geometria del Sol per fare un accordo maggiore in forma di Sol. Se sfrutto questa stessa geometria e me ne vado all'ottavo tasto, ecco che diventa un Do in forma di Sol. Capito? Vedi che questa geometria qua la porto qua, vedi che c'è sempre questa tonica sulla sesta corda, c'è questa forma, poi ci ho messo il barré davanti per replicare quello che avviene in prima posizione, ok? Quindi col barré vai a replicare, diciamo, queste corde al capotasto, quello fai col barré. Quindi considera che sulla sesta corda hanno la tonica, la forma di Sol e la forma di Mi, e ricordati che sono sempre in ordine, Ca-Ged. Quindi il Sol, che cos'è? La G, quindi siamo sulla G perché Ca-Ged, dopo la G cosa viene? La E e poi viene la D. Quindi automaticamente ricordati che c'è sempre questa forma, Sol, quindi siamo sulla G. Sol in forma di Sol. Dopo la G cosa c'è? La E, quindi viene la forma di Mi. E abbiamo detto che la forma di Sol e la forma di Mi, che tra l'altro sono vicine, Ca-Ged, G-E, Sol, Mi, hanno la tonica sulla sesta corda. Quindi la forma di Sol e la forma di Mi condividono la stessa tonica. Semplicemente passo dalla geometria della forma di Sol, che in questo caso la posso prendere in forma aperta, non mi serve il barré, passo da questo a questo, quindi Sol in forma di Sol, Sol in forma di Mi, quindi Ca-Ged, manca la D, che è la forma di Re. La forma di Re, ricordati che ha la tonica sulla quarta corda, quindi stiamo parlando di Sol. Dove è un Sol sulla quarta corda? Al quinto tasto. Quindi io posso fare questo, Sol in forma di Sol, Sol in forma di Mi, mi serve la forma di Re, vedo che è qua, perché ho questa tonica Sol sulla quarta corda al quinto tasto, e poi faccio la forma di Re, che sarebbe questa, che diciamo al capotasto in prima posizione ha la tonica sulla quarta corda, appunto perché suoni questo Re a vuoto, ok? Quindi ricordati che sono sempre in ordine Ca-Ged. Quindi ricapitolando il ragionamento che stiamo facendo sul Sol: Sol in forma di Sol, Sol in forma di Mi, quindi G, E, D, quindi Sol in forma di Re e ci serve la tonica sulla quarta corda. È finito il nome Ca-Ged, dobbiamo ripartire Ca, Ci, A, quindi forma di Do e forma di La. La forma di Do e la forma di La, ricordati che hanno la tonica sulla quinta corda, quindi dopo questa forma di Re, come proseguo con le forme, con le aree, che sono sempre intersecate in questo modo, l'ordine è sempre questo, Ca-Ged. Quindi siamo partiti dalla G, Ged, Ca, stiamo facendo, ok? G, E, D. Ecco che arriviamo a questo Sol in forma di Do, con la tonica che sto prendendo col mignolo al decimo tasto, appunto perché al decimo tasto sulla quinta corda c'è un Sol. Quindi C, Sol in forma di C, forma di Do, subito dopo forma di La, che condivide la stessa tonica, quindi ora sto prendendo la tonica col mignolo, poi mi sposto, la prendo con l'indice, faccio il barré e ci inserisco la forma di La, ed ecco che questo è un Sol. Vedi che abbiamo fatto tutte e cinque le forme, Sol in forma di Sol, quindi G, E, forma di Mi, forma di Re, D, quindi abbiamo fatto Ged, ora dobbiamo fare Ca, quindi forma di Do e forma di La. E poi si ripete tutto, cioè se volessi continuare si ripeterebbero le stesse forme anche dopo il dodicesimo tasto. Quindi capito come funziona il Ca-Ged? Facciamo un ragionamento con l'accordo Re maggiore. Quindi Re, Ca-Ged, facciamolo in ordine. Re in forma di Do, quindi C, Ca. Quindi Re in forma di Do, partiamo dalla C, andiamo sulla A, quindi Ca, abbiamo fatto C, A. Ora ci serve la G, quindi stiamo ragionando che
C e A sono sulla quinta corda, quindi mi serve innanzitutto il Re, dove ho un Re sulla quinta corda, quinto tasto, quindi parto. C, A. Ora devo andare sulla G, sul Sol, e poi dopo il Sol viene il Mi, quindi G e perché Ka, Ged, quindi abbiamo detto che la forma di Sol e la forma di Mi sono sulla sesta corda. Dove ho un Re sulla sesta corda? Al decimo tasto. Ecco che qui posso fare Re in forma di Sol e Re in forma di Mi. La forma di Sol, soprattutto all'inizio, è un po' difficile. Quindi non ti preoccupare se non ti viene bene, insomma, noi la vediamo come area, ci esercitiamo a farla, ma non è che per forza dobbiamo suonare questa forma. Sappiamo però che c'è questa successione, quindi avrei Re in forma di Sol e Re in forma di Mi e poi ho Re in forma di Re, che praticamente è l'ottava di questo. E questo spostato dopo il dodicesimo tasto, ok? Quindi la logica del Kajed non è altro che questa. Quindi parlando in ordine di acronimo di come è scritto Kajed, le prime due forme, C e A, hanno tonica sulla quinta corda, ricordati questo, C e A, Do e La, tonica sulla quinta corda. Poi G, quindi G ed E, quindi Sol e Mi, hanno la tonica sulla sesta corda, la quinta forma, quella di Re, ha la tonica sulla quarta corda. Quindi tu quando vuoi fare un accordo, esempio, Re bemolle, tu ragioni, dove ho un Re bemolle? Ce l'ho sulla quinta corda, quarto tasto. Ok, ti ricordi il ragionameno di prima? Questo è Re, Re meno un semitono, Re bemolle. Ecco, sono sulla quinta corda. Sulla quinta corda, quali forme utilizziamo? Quella di Do e quella di La. Quindi posso fare Re bemolle in forma di Do e Re bemolle in forma di La. Stop, ok? Sulla sesta corda, dove ce l'ho il Re bemolle? Ce l'ho al nono tasto, ok? Questo è un Re bemolle. Sulla sesta corda, quali forme utilizziamo? Forma di Sol e forma di Mi. Ed ecco che ho fatto sempre il Re bemolle, capito? Voglio fare il Fa maggiore. Dove ho un Fa maggiore? Te ne trovo uno sulla quarta corda, così utilizziamo la forma di Re. Il Fa sulla quarta corda dov'è? Al terzo tasto. Questo è un Fa. Quindi faccio un Fa in forma di Re. Capito? Il Kajed funziona in questo modo. Quindi studia bene questa base perché poi sotto ogni forma di queste possiamo vedere scale, arpeggi, triadi. In più, questi accordi li possiamo trasformare e farli minori, minore settima, di settima, semidiminuiti, diminuiti, in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho fatto un altro video più approfondito di questo che si chiama Quello che ti serve del sistema Kajed, te lo lascio nella scheda in alto a destra, quindi dopo questo video vai a vedere quello, ti faccio vedere come modificare tutte queste forme per ottenere major 7, di settima, minore settima, tutto ciò che vuoi. Oltre al fatto che sotto ogni area puoi vedere scale, arpeggi, tutto, quindi creare questa base forte ti permette poi di vedere tutto quello che ti serve e suonare dove ti serve suonare, perché ti faccio un esempio. Questo Fa maggiore non suona come questo Fa maggiore. Ok, ad esempio, quando si fa un accompagnamento, non è bello iniziare da subito con questi accordoni grossi. No, cioè i brani vanno costruiti, quindi magari stiamo semplificando molto adesso, però sarebbe bello, cioè, costruire un brano e suonare magari degli accordi, tra virgolette, più sottili che fanno crescere un brano. Ho riassunto, diciamo, una cosa più complessa che quella di come accompagnare un brano, però questo è veramente un input di base, cioè accompagnare un brano e iniziare già non va bene, non è bello, sa troppo di falò, resti sempre al modo di suonare da falò. Quindi se vuoi progredire e diventare un chitarrista sempre più raffinato, queste cose devi iniziare a ragionarle, altrimenti i tuoi accompagnamenti saranno molto noiosi, saranno sempre uguali, sempre con le stesse forme, non diranno niente. Soprattutto vedrai che ti divertirai di più a usare più accordi possibili. Capito questo, andiamo a introdurre il concetto che ovviamente queste forme di accordo maggiore diventano minori. Ed è una cosa che tu sicuramente già sai, o meglio, suoni ad esempio il La minore, il Mi minore, il Re minore. Ok, queste sono le modifiche delle forme base. E voglio soffermarmi su questo perché ho constatato che ci sono persone che da una vita che suonano e non hanno capito che
questa geometria della maggiore, perché poi diventa la minore? Cioè, tanti vedono queste come due geometrie diverse, che in realtà lo sono, però alla fine vedi che cambia solo questa nota, questa che prendo più in basso con l'anulare, che è appunto il Do diesis, ti ricordi i diesis di prima? Quindi terza maggiore del La, e quindi l'accordo è maggiore. Questi sono concetti teorici che, se vuoi approfondire, fatti un giro sul canale, perché ho fatto vari video su questo. Se questo Do diesis va al tasto prima, un semitono prima, diventa Do naturale, quindi Do diesis, Do. Quindi cambiando solo questa nota, la maggiore, la minore, questa geometria me la sposto, esempio questo è un Re minore in forma di La minore, quindi questo è Re maggiore, questo è Re minore. Con gli stessi principi posso formare gli altri accordi, ad esempio Re maggiore in forma di La. Se questa nota che sto prendendo con l'anulare, questa centrale, va un tasto prima, un semitono prima, e la nota Re, di La fondamentale, va un semitono prima, da Re va a Do diesis e diventa la settima maggiore. Ecco che ho fatto un Re major 7, quindi per fare Re major 7 non è che c'è chissà quale difficoltà, devi semplicemente imparare a modificare tutte queste forme e ti formi i major 7 ovunque. Esempio, questo è un Re major 7, forma di Re, major 7, forma di Do, major 7, forma di La, major 7, forma di Sol, major 7, forma di Mi, e poi si ripete. Qua siamo sempre forma di Re all'ottava. Quindi con il Cajad puoi fare qualunque cosa sempre con questi ragionamenti. È molto pratico, estremamente pratico. Quindi dai maggiori puoi iniziare ricavandoti i minori. Il maggiore diventa minore, quindi forma di Do maggiore, Do minore. Questa è una forma un po' difficile per chi inizia, non siamo obbligati a farla. Forma di La che diventa di La minore, quindi Re maggiore, Re minore. Poi avremmo la forma di Sol, che è un po' complicata da fare minore, quindi lasciamola perdere, andiamo sulla forma di Mi, che la Mi maggiore diventa Mi minore, appunto come questo, Mi maggiore, Mi minore. Spostato in avanti mi sono ricavato un Re minore. Capito come funziona il Cajad? Quindi, come vedi, il Cajad funziona sempre in questo modo. Quindi cosa puoi fare per esercitarti? Prendere delle progressioni di accordi semplici che probabilmente già suoni casualmente, non sai che sono tipo primo, quarto, quinto. Cosa significa primo, quarto, quinto? Cosa significa questa cosa? Se non la conosci, significa utilizzare il primo accordo di una tonalità, il quarto e il quinto accordo di una tonalità. Ti invito a guardare il video "Domina tutte le tonalità con la chitarra", perché ti parlo di armonizzazione della scala, quindi parliamo del fatto che prendo una scala maggiore, su ogni nota si forma un determinato accordo, e da qui facciamo un esempio pratico subito. Tonalità di Do maggiore, cosa significa? Il primo accordo di Do maggiore c'è la nota Do, esce fuori l'accordo di Do maggiore. La quarta nota di Do qual è? Do, Re, Mi, Fa. Quindi abbiamo un Fa maggiore e poi un Sol maggiore. Quindi puoi fare questa progressione primo, quarto, quinto con Do maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore. Cosa sto facendo? Osserva, sto utilizzando Do in forma di Do, perché appunto il Do sulla quinta corda, e sulla quinta corda abbiamo detto che possiamo usare la forma di Do e dopo ci sarebbe la forma di La. Scelgo di usare la forma di Do. Poi mi serve il Fa, dove ho il Fa sulla sesta corda. Abbiamo detto che uso la forma o di Sol o di Mi. Il Sol per il Fa non posso farlo perché non c'è tastiera, quindi forma di Mi. E poi me ne vado sul Sol, che posso fare o in forma di Mi, semplicemente spostando la stessa geometria, oppure da questo me ne vado a questo. Quindi decidi tu quali forme utilizzare e fai variazioni. Puoi mettere il metronomo, decidere di fare una plettrata per battito, 1, 2, 3, 4, oppure fare ottavi, quindi due plettrate giù, su per battito, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, fai le ritmiche che magari fai già esercitandoti col metronomo e con questi accordi, quindi Do, Fa, Sol, Do, utilizzando varie forme. Ad esempio posso variare adesso Do in forma di La, Fa in forma di Re, Sol in forma di Re e poi concludo con Do in forma di Mi.
Ok, quindi esercitati a prendere questi tre accordi in più punti possibili, combinando più forme possibili. La stessa cosa possiamo farla, ad esempio, in tonalità di Sol maggiore. Quindi prendiamo il primo accordo della tonalità Sol, il quarto accordo che è Do, e il quinto accordo che è Re. E quindi posso fare gli accordi che probabilmente conosci già, tutti in prima posizione, Sol, Do, Re, oppure posso fare Sol in forma di Mi, Do in forma di La, Re in forma di La, Do in forma di La, Sol in forma di Mi. Potresti fare questa variazione, Sol in forma di Re, Do in forma di Mi e Re in forma di La, e poi riprendi il giro. Mi raccomando, cerca di trovare una coerenza tra gli accordi, anche a orecchio, cioè non fare accordi troppo lontani tra di loro. Su questo argomento potremmo anche introdurre argomenti di armonia più avanzata che non faccio in questo video, però l'armonia è bella e funziona bene, la musica è omogenea quando tra un accordo e l'altro ci sono note in comune che restano ferme, altre si muovono, insomma, la continuità armonica. Quindi al momento praticala semplicemente cercando di non fare accordi troppo lontani. Ad esempio, se fai questo Do in forma di Re, facciamo questo, e devi andare a Fa, vedi che ci sarebbe troppo stacco ad andare in questo accordone grosso. Cioè sarebbe più consono fare magari questo Fa in forma di La, che è più vicino a questo, ok? Vedi, questo poi è Sol, quindi ho fatto Fa, Do, Fa, Sol. Quindi cerca di utilizzare anche queste logiche e cerca di ascoltare anche a orecchio come tutte queste forme, anche se fai lo stesso accordo, suonano in modo diverso. Su questo tipo di progressione, primo, quarto, quinto, sono state fatte 6 miliardi e mezzo di canzoni, forse di più. Un'altra progressione famosa è il primo, sesto, secondo, quinto. Esempio in Do maggiore, quindi il primo accordo di Do maggiore, quindi Do. Il sesto, la sesta nota di Do qual è? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, quindi La. Quindi avremo La minore, perché il sesto grado è minore. Se poi vai a studiarti come funziona l'armonizzazione della scala, vedrai che il sesto grado è minore, anche il secondo grado è minore. Quindi verranno fuori in Do maggiore cosa? Do maggiore, La minore. Re minore, che è la seconda nota, Do, Re, quindi secondo grado, poi c'è il quinto che è Sol. E quindi ti puoi fare questa progressione, Do maggiore, La minore, Re minore, Sol maggiore, in tutti i punti possibili e immaginabili, come abbiamo visto prima, quindi variando le varie forme. Quindi decidi il Do dove lo prendo, sulla quinta corda, quindi sfrutto la forma di La. Poi il La minore dove lo prendo? In prima posizione? Ma dove ho un La? Pure sulla sesta corda. Sulla sesta corda abbiamo detto che ho forma di Sol o forma di Mi, sfrutto la forma di Mi, ecco un La minore, ok? Il Re minore dove ce l'ho? Ho questo in prima posizione, però ho anche questo che ti ho detto che è un po' difficile all'inizio da prendere, ho anche questo, forma di La minore, quindi potresti prendere questo, ma hai anche questo. Il Sol dove ce l'hai? Hai questo, hai questo, hai questo, hai questo, li abbiamo visti prima. Quindi cerca di creare una omogeneità tra le forme di accordo e esercitati a fare questo tipo di progressioni variando sempre le posizioni in cui le suoni. Se fai questo tipo di pratica, entri nel funzionamento del Cajud che puoi collegare poi al fatto che sotto ogni forma c'è una geometria della scala maggiore, delle triadi, degli arpeggi, quindi sotto la forma di Mi c'è una geometria per ognuna di queste cose, sotto la forma di La c'è un'altra geometria, quindi stessi ragionamenti. Com'è la scala maggiore con tonica sulla sesta corda dove c'è la forma di Mi e di Sol? La forma di Sol avrà una forma, subito dopo c'è quella di Mi e quindi già vedi due aree che si intersecano tra di loro. Dopo la forma di Mi c'è la forma di Re. E quindi in questo modo puoi vedere anche le scale, gli arpeggi, le triadi, tutto quello che ti serve. Ovviamente creare questa visione non si fa dalla sera alla mattina, è normale che si faccia fatica, è normale che ci voglia tempo, bisogna iniziare
Questa è un'ottima pratica, iniziando dagli accordi, da queste progressioni semplici. Si può iniziare poi sotto queste forme a vedere le scale. Ho fatto vari video sul canale, vai nella playlist Sistema Caged, lì vedi che ho parlato di scala maggiore, di triadi, di arpeggi, di come vederle con il Sistema Caged. Quindi il Sistema Caged funziona in questo modo. Il Sistema Caged non è altro che una mappa della chitarra. Il Sistema Caged non ha niente a che vedere con il genere che si suona, non ha niente a che vedere con quelli che poi sono i repertori e le tecniche che si praticano. Perché è importante? Perché se tu hai una buona visione dello strumento, quando ad esempio studi un brano e il tema è fatto con triadi o con scale o con ingredienti musicali, anche accordi per fare l'accompagnamento, se tu hai ben chiara questa visione, trovi subito quello che ti serve. Se no, oltre al fatto che devi studiare il brano, che c'è la tecnica X o Y, sprechi un sacco di energia per vedere dov'è la scala, dov'è l'accordo e come lo suono, quindi finisci poi ad imparare le cose a pappagallo. Io dico in questo modo che impari le cose geometricamente, le sai fare solo lì, non hai la logica che stai facendo questo accordo preso qui, che ha questa tonica e quant'altro, perché se partiamo da questo ragionamento di base, possiamo poi, col tempo, creare la consapevolezza che dentro ogni forma, esempio, re in forma di do, questa è la tonica, ma sopra ho la quinta, qui ho la terza, qui ho la quinta, qui ho la fondamentale, qui ho la terza. Vedo tutte queste logiche degli intervalli e questo fa una grandissima differenza. Poi c'è lo step successivo di andare a vedere oltre agli intervalli anche le note precise, fa diesis terza maggiore, do diesis settima maggiore, eccetera. Spero che questo video ti sia stato utile, scrivi nei commenti se hai ancora dei dubbi e ti aspetto in un prossimo video.